servi, Roma o la Francia? Mi spiace, ma non so di cosa parli. Fedeltà, non c'è bisogno di usare la violenza. Non dirmi cosa fare, giura! Oh. Traditore! Non c'è posto per... J'espère que ce n'est pas la peine. Les habitants de cette ville sont... Elise! Al diavolo! Dov'era? L'hotel Wasan? Merda! Che ci fai qui? Dopo! Stai facendo sotto! Che succede? Dov'è il signor Lafreniere? È morto. Cosa? Vai, ti spiego dopo! Prendetela, fermateli, eliminatela! Di qui non si passa. Allora andiamo. Troppo lento! Oh. Non può resistere ancora! Cosa c'è? Io non so più come uscire. Mi arrampico e guardo da su. Come usciremo da qui? Dove sono? Ma perché non è un mio dovere da patriota? Ammettilo, ti sei perso. Provateli! Diamine, altro vicolo cieco. Non si vede un bel niente qui. Come usciremo da qui? Devono essere qui vicino. L'unica cosa!
possessa! Oh, Cristo! Lì si è nascosto! Sei mio! Non mi sfugga! Oh, Cristo! Apro in due! Come usciremo da qui? Se pentirà! Hai qualche idea? Dove andiamo? Ce ne sono due là. Sono in troppi per poter passare. Credo che siamo tutti. Ci siamo. Sta arrivando un bel gruppo, però. Hai visto una ragazza passare di qui? Alto, tiratori. Li vedo. Forse avrai una visuale migliore dal tetto. Cerchiamo una donna. Capelli rossi, armata di spade e pistole. Forse non era da sola. Mi pare proprio di averla vista. Quello sembra l'ultimo. Andiamo via di qui. Non sono lontani. Trovateli. Vai, li distraggo io. Fidati. Ti aspetto domani al caffè teatro. Ti spiegherò tutto. Sei pazzo. Ci sarò. Potrei fare un po' tardi. Ti farò soffrire. Un homme bien étrange.
Buonasera e grazie. Alla luce della forte condanna espressa dal vescovo di Roma, oggi siamo qui per parlare di religione. Ci chiediamo allora il suo ruolo nella rivoluzione. Allora, ti sei dato da fare? Per trovare l'uomo che ha ucciso tuo padre. Sì. Auguri. Ha ucciso parte dei miei alleati e ridotto tutti gli altri al silenzio. E non mi sono avvicinata a lui rispetto a 2 anni fa. L'ho visto. Cosa? Quando? Dove lo trovo? Non mi sembra una buona idea. Ti vuole morta, Elisa. Che c'è? Vuoi proteggermi? Voglio aiutarti. La confraternita ha risorse, uomini. Non dirai sul serio. Non mi fido degli assassini. Ti fidi di me? Non sono cambiato molto, Elisa. Elisa, sono lo stesso che distraeva il cuoco mentre rubavi i biscotti. Lo stesso che è riuscito a tirarti fuori da quel frutteto pieno di cani. Va bene. Verrò alla confraternita. Ascolterò l'offerta. Offerta forse è un po' troppo. Schifosa templare, che hai in mente? Davvero? Sono un po' paranoici in fatto di sicurezza. 2 svolte a destra, 73 passi, giù per una rampa di scale, sinistra e ancora a destra. Ricordo bene? Che diavolo hai fatto stavolta, idiota? I templari intendono ucciderla. E tu l'hai portata qui? La confraternita ha risorse, uomini. Taci! Bene. Cosa abbiamo? Ciao, qui? Arno. Mi chiamo... Per la miseria! Levatele la benda! È ridicolo! Io sono Elise de la Serre. Mio padre era François de la Serre, Gran Maestro dell'Ordine Templare. Sono qui per chiedervi aiuto. Continuate. Mirabeau. Dobbiamo riaprire questo dibattito? Voglio e devo, maestro Kemar. Se non vedi il vantaggio di un'alleanza con la figlia di François de la Serre, dispero per il futuro! Continuate, signorina de la Serre. No, ci risiamo. Non siete uomini con cui di norma tratterei, signore. Ma mio padre è morto, come i miei alleati templari. E se devo rivolgermi agli assassini per vendicarmi, così sia. Che stronzate! È un trucco! Per colpirci a tradimento! Io dico di ucciderla e spedire la sua testa! Bellec! Basta! Sarà meglio tenere questa discussione in privato. Se vuole scusarci, signorina della Serre. Ma certo. Arno, forse puoi farle compagnia. Avrete molte cose di cui parlare. Ehi, Arno! Sapevo che sarebbe andata così. Dagli tempo. Mirabeau li convincerà. Riusciremo davvero a trovarlo? Dopo tanto tempo. La sua fortuna si esaurirà. François Germain credeva che Lafrenière... François Germain? Sì. Ma dov'è? A bottega in Rue Saint-Antoine, perché? Ma cosa? Elise! Rallenta! Che stai facendo? Aspettami! Elise!
Ma dove stai andando? Ehi, no! Che musti sei? Da qui, bastardo! Al ladro! Rallenta! Che cosa ti ha preso? Arnaud, François Germain era il vice di mio padre. Cosa? Fu espulso dall'ordine quando ero più piccola, per opinioni non ortodosse su Jacques de Molay o qualcosa di simile. Ma dovrebbe essere morto. Da anni ormai. Forse lui non lo sa. Vorrei proprio fargli qualche domanda. Anch'io. Sembra sia vuoto. Elise. Non dirmelo. È una trappola. Bene, bene. È una trappola. Uccidete l'isola! Non avete di meglio da fare, eh? Beh, è stato divertente. Come quella volta a Marsiglia. Ma con un po' di sangue in più. Non c'è niente qui. Sapeva che l'avrei scoperto prima o poi. L'abbiamo perso ancora? Forse no. Cerchiamo bene. Chiusa. Forse potrei... Esatto. Adesso capisco perché era chiusa a chiave. Arnaud, guarda. È lui, il bastardo che ha ucciso mio padre. Dobbiamo dirlo a Mirabeau, prima che... Ci penso io. Ci vediamo a casa di Mirabeau. Sta giù! Tu li vedi? Le finestre al di là della strada. Attenzione! Iniziato. Qui vescovo. Mi senti? Hai fatto un ottimo lavoro. L'hai trovato. François Thomas Germain, gran maestro dei Templari, nonché un saggio. A quanto sappiamo, è il secondo saggio salito al vertice del potere Templare. È preoccupante. Finché non sapremo altro su Germain, resta con Arnaud. Forse è sopravvissuto al gran maestro e può portarci al suo corso. A più tardi. Non mi farò mettere piede in testa da te. E così non ti dirò nulla. Oggi Parigi è splendida, vero?
n'avez jamais vu. Elise! Mentore Mirabeau! Elise! Elise! Ma che cosa... L'ho trovato così. Io non... Certo che no! Ma devo avvertire il consiglio immediatamente. Sapranno che fare. No! Loro non si fidano di me. Mi sospetteranno, poco ma sicuro. Hai ragione. Sì, hai ragione. Che cosa facciamo? Scopriamo cosa è successo. Che cos'è? È l'arma che ha ucciso tuo padre. La possiedono solo i Templari. Che ci fa qui? Completa il quadro. Un fazzoletto. Un fazzoletto da donna. Beh... Possiamo sospettare di tutte le nobildonne di Parigi, allora. Forse un domestico lo riconoscerà. Veleno. Fammi vedere. Aconito. Difficile notarlo se non sai cosa cercare. Popolare tra i Templari, eh? Come tra chi vuole restare impunito. Però sì. Sembra che aspettasse una visita. Chi? Il maestro Kemar. Questa sì che è una splendida coincidenza. Porto notizie. Pubblico conservatore! Come stai, amico? Good.
Ah, caro Dorian, che posso fare per te? Mirabeau è morto. Morto? Ucciso. Sapevo che questa tregua sarebbe finita male. Devo convocare il resto del consiglio per discutere. Elise non c'entra niente, lo giuro sulla mia vita. Ti prego, dammi un altro po' di tempo, troverò il colpevole. Va bene, ti concedo fino a domattina, non oltre. Mirabeau è stato ucciso con l'aconito. Aconito? Non serve che ti dica che è il veleno prediletto dai Templari. Esatto. Dove si acquista aconito in così alte concentrazioni? I medici lo prescrivono in forma diluita. Io stesso ne assumo la tintura per il cuore. Ovviamente ci sono regole molto severe, ma conosco uno speciale nel Marais che non si lascia certo scoraggiare dai divieti. Grazie. Ciao, amico mio. Thank you.
Bienvenue, monsieur. Pensavo ti servisse aiuto. So affrontarlo, un farmacista. Buonasera. Posso farvi qualche... Non di nuovo. Bella mossa. Fermo. Accidenti, torna qui! Rallenta! Fermo! Lasciami stare! Soltanto qualche domanda! Quasi mi so. Cerco di sumi. Non ho detto niente! Ho fatto come volevate! Ma di che stai parlando? Tu eri con quell'altro, vero? L'incappucciato! Parlami di quell'altro. Chi è? Non lo so. Il volto era coperto. Ah, mi avrebbe ucciso se non gli avessi dato il veleno. Non ho fatto domande. Ne tengo una piccola quantità in magazzino. Se l'è portato via e mi ha detto dove lasciare la seconda dose. Seconda dose? Ecco! Non so altro, lo giuro! Allora vai. Sarà solo una bella storia del terrore per i tuoi nipotini. Ebbene? Avevi ragione. Ha dato il veleno all'uomo misterioso. E ha detto che portava un cappuccio, come il mio. Bene. La trama del libro si infittisce. Se c'è un traditore all'interno... Questo spiega il tentativo di incastrare me. Ecco, è qui che lo speziale ha portato la merce. Ti aspettiamo. Thank you.
mangé la cervelle. Seigneur, il est trop tard. Cosa speri di trovare qui? È qui che lo speziale ha consegnato il veleno. Spero di trovare una traccia e di seguirla fino in fondo. Trovare una traccia? Sei un segugio ora? Qualcosa del genere. La traccia termina qui. Sei sicuro? Certo. No. Aspetta qui. Vuoi scherzare? Non ti lascerò entrare da solo. Elisa. Devo farlo da solo. Ti prego. Ti capisco. Ma devi tornare da me. Sta attento. Oh. Ci hai messo un po', idiota. Bellec. Avrei dovuto sapere che mi avresti trovato. Mi chiedo soltanto cosa farai ora. Hai ucciso Mirabeau. Ci avvelenava. La pace con i Templari è un'illusione. E tu sei l'unico che può salvare la confraternita. Credi che questa sia la prima volta? E gli assassini sono costretti a liberarsi dei loro vertici. La prima volta che la confraternita si rialza e torna al potere dal niente? No.
Masyaf, Monteriggioni, le colonie americane. La storia si ripete, ma noi risorgiamo sempre, più forti che mai. Ma ora abbiamo perso la via, Arnaud. Pensiamo solo alla politica e alla rivoluzione. Ma non siamo uno Stato. Siamo un esercito. E nell'esercito, chi tratta col nemico è solo un traditore. Comunque, non sono il solo a poter salvare la confraternita. Noi possiamo. Insieme. Black, lo sai che non posso. Peccato. Bellec, ti prego, torna al consiglio con me. Con un po' di ragione possiamo risolvere tutto. La ragione non serve contro i Templari, amico. Ehi, tu sei proprio un testone di merda, eh? Così fa. Avevo grandi speranze per te. Credevo pensasse con la tua testa. È così, Bellec. Ma... apri gli occhi, amico! Ho visto i Templari sterminare interi villaggi soltanto per il gusto di uccidere un assassino. Dimmi, nella tua esperienza, che cosa hai visto? Ho visto il Gran Maestro dei Templari adottare un orfano e crescerlo come fosse suo figlio. Lasciarti marcire nella Bastiglia! Dimmi, hai mai seguito il credo? O sei stato un lacchè dei Templari fin dall'inizio? Non deve finire per forza così, Bellec! Sei tu quello che l'ha voluto! Se avessi un po' di sale e zucca, potremmo portare la confraternita a vette mai raggiunte in 200 anni! Già, e secondo te, uccidere tutti quelli che dissentono sarebbe un buon modo per tornare all'apice? Attento! Bene. Ora ho capito tutto. Non è stato Mirabeau a traviarti, ma lei. Lei è il pezzo mancante di questo delirio. Bellec! Un giorno mi ringrazierei per questo. Sei solo un ragazzino innamorato. Devi ucciderli.
perché non mi fermerò. La ucciderò. Per salvare la confraternita brucerei Parigi. Lo so. Grazie, amico. Sarà meglio che torni dal tuo ragazzo tutto intero. Vero, idiota? Hai perso questo. Che Dio mi fulmini. Vuoi davvero andare fino in fondo? Il tuo protégé la difende. Non ti fidi di lui? Certo, è di lei che non mi fido. Riuscirò mai a convincerti? Temo di no. Lo immaginavo. Salute. Salute. Riposa in pace. Riposa in pace. Puttana, mi spiace interrompere il momento drammatico, ma siamo nei guai. Vescovo, mi senti? Ci sono. Sai che cosa fare? Apro un ponte, ora. Sai, diacono, l'Abstergo è ancora in subbuglio per il tuo lavoro del mese scorso. Non mi dire. Ok, il ponte è aperto. Vai. Non si può ficcare il naso nei dati dell'Abstergo senza lasciare qualche traccia, no? Ehi, ficcare il naso? Abbiamo rubato i loro dati, distrutto campioni dei precursori e fuso alcuni dei loro server. Andrà bene. Vediamo presto. Nuovo dentro un codice rosso. Stavolta il portale è sopra di te, poche centinaia di metri. Come sempre, non cincischiare. I ricordi incompleti sono un pericolo. Devi trovare l'uscita. Proverò a guidarti io.
la tua uscita. Corri! Non voglio allarmarti, ma il portale è poco stabile. Cazzo, è andato. Continua, lo riapriremo. Dovrebbe andare, devi saltare.